Ragazzi, questo è un nuovo video spacchettiamo, però lo faccio edizione battesimo, cioè nel senso che ho deciso di creare nuovi video, visto che a breve faremo il battesimo alla nostra bimba, e quindi volevo fare dei video in cui vi mostro tutto quello che ricevo dai negozietti, quello che compro e anche dei DIY che voglio realizzare per abbellire la sala e per creare i sacchetti. E quindi inizio con questo video spacchettiamo, edizione battesimo, e vi mostro le cosine che mi ha mandato un negozio che si chiama NB Store, o almeno così mi sembra. Comunque, troverete il link qui sopra e il link sotto, tutti i link nell'info box. Allora, mi ha mandato 6 di questi nastrini di organza rosa, vedete? Questi, scusate le mie unghie. Lo smalto, non riesco più a mettere lo smalto con la bimba piccola, è un casino. Vi prego, perdonatemi. E praticamente questo qua è un nastrino di organza, come vi ho detto, è da 6 mm, quindi l'altezza di 6 mm, e me ne ha mandati 6. Con questi qui realizzerò i sacchetti, quindi farò il nastrino intorno alla scatolina. Comunque vi farò vedere tutto poi, questi qua. E poi mi ha mandato, dentro questa bustina, mi ha mandato queste scatoline trasparenti in PVC, vedete? Che appunto servono sempre per i sacchetti. Adesso cerco di aprirne una e farvela vedere chiusa, insomma. Aspettate, eh. Eccola qui, vedete? Questa è la scatolina. È praticamente 6x6x3. Vedete? Ho scelto di farmi mandare queste qua basse e non quelle alte alte, perché già le avevo utilizzate per fare dei sacchetti a una ragazza e troppo alte non mi piacciono perché poi dopo si perdono. Invece queste sono molto carine. E come vi ho detto, userò questo qui, questo nastrino per contornarle e sopra metterò la decorazione dentro i confetti e poi sempre da mettere nel sacchetto, e mi ha mandato anche i cartoncini. Aspettate, i cartoncini che servono per mettere il nome della bimba e la data. Vedete? Sono già prestampati e già con le righette per il ritaglio, ma queste basta che spingete la carta e si toglie. Hanno questa bimba qui nel lettino con il vestitino bianco per il battesimo e il cuscino rosa contornato con una copertina, vedete? Praticamente io li ritaglierò, poi li piegherò su se stessi in modo che questo venga al davanti. E all'interno, che sarebbe questo poi all'interno, scriverò il nome della bimba con la data del battesimo. E quindi questi andranno inseriti qui dentro insieme ai confetti. E questo è tutto quello che mi ha mandato NB Store. Come vi ho detto, comunque trovate i link sotto nell'info box. E niente, ringrazio questo negozietto che ha delle cose molto carine. Vi invito ad andare a visitarle, perché ha tantissime cose per le cerimonie, i party e anche molte cosine per la casa, molto carine, anche shabby chic. E quindi passiamo al prossimo pacchetto. Poi dai, che abbiamo preso questi, che praticamente nascono come vasi, ma noi abbiamo deciso, ora c'è un coriandolo dentro. Abbiamo deciso di metterci i confetti per la confettata e poi dentro inserirò un bastoncino con un pezzo di cartoncino fatto a lavagna con il nome dei confetti e qui credo farò un fiocchetto. Comunque sicuramente farò un tutorial di tutto quello che realizzerò per la confettata. Di questi ne abbiamo presi 6, perché come avete visto abbiamo 6 tipi di confetti diversi. E questo veniva 1,20 euro, 1,30 euro, una cosa del genere, da che. Potete trovarlo anche nel colore alluminio. Poi voglio farvi vedere questo, che praticamente è il vestitino che abbiamo preso per la nostra bimba.
È molto molto carino, l'abbiamo preso su AliExpress, perché sono sincera, non voglio spenderci troppi soldi perché tanto poi i bambini sono così, crescono subito, lo metti solo una volta, però volevo prenderlo carino, che gli rimanesse il ricordo, insomma, che così lo teniamo, gli rimane il ricordo. Praticamente il vestitino è questo, 0-6 mesi, lei il giorno del battesimo ne avrà quasi 5, quindi va benissimo. È praticamente qui sotto in raso. In organza, scusate, vedete? Poi ha questo pizzo sotto tutta la gonna. Qui a metà, sotto il seno, diciamo, ha questa striscia qui, dove da sopra parte l'altro pizzo, ha le maniche lunghe, tutte pizzate, vedete? L'ho preso a maniche lunghe così, senza che dobbiamo metterci 10.000 giacchetti sopra, magari solo un cardigan. E davanti è fatto così. Poi il dietro è ancora più bello perché ve lo faccio subito vedere. Dietro è fatto così. Ora non guardatelo che è un po' stropicciato, ovviamente dovrò stirarlo. Ha tutto il pizzetto, insomma, che continua sotto la gonna. Poi qui ha questo bellissimo fiocco sotto in tessuto, quindi non so se cotone, raso, bianco. E invece qui, nella parte del fiocco, ha lo stesso pizzo della parte sopra del vestito. Così. E qui dietro ovviamente ricontinua la parte davanti. Poi qui, per metterlo, ha questa zip, vedete? Questa zippina qui che arriva fino a qua. Il negozio si chiama così. Comunque vi lascio il link anche di questo venditore su AliExpress, che comunque potete trovare anche su Facebook, perché mi ha mandato la pagina e anche Facebook. Ragazzi, vende delle cose bellissime, ha tantissime cose per bambini, infatti credo che prenderò qualcos'altro. E poi calcolate che dalla Cina mi è arrivato in meno di 3 settimane, diciamo 3 settimane, di solito ci mette più di un mese. E questo qui l'ho pagato davvero poco, ma adesso non ricordo veramente il prezzo. Comunque, se andate a vedere il link, troverete tutti i dettagli. Un'altra cosa che volevo farvi vedere sono i confetti che li abbiamo presi da questo sito, l'outlet dolciario. Vi lascio come sempre il link. Perché l'abbiamo presa da questo sito? Perché ci siamo accorti che vengono molto molto di meno rispetto ai supermercati o ai negozi di bomboniere e di oggettistiche per le cerimonie. E ne abbiamo presi tanti perché vogliamo farci la confettata e molto particolari, quindi vi faccio vedere. Allora, praticamente abbiamo preso i prezzi. Ah, ecco, forse ce l'ho scritti qui. Vi posso far vedere da qui. Allora, abbiamo preso 1 chilo di confetti al cioccolato. Praticamente sarebbero 2 scatole, perché una scatola è da mezzo chilo. E l'abbiamo pagate. No, scusate, abbiamo preso 3 scatole. Ah, 3 scatole, perché una scatola è da 1 chilo. Vedete? Quindi abbiamo preso 3 scatole di questi, che sono a forma di cuore. Vedete? E 3 di questi, quindi, come vi ho detto, e vengono. No, ragazzi, non c'ho scritto i prezzi. Comunque, ve li faccio sapere, se no, se andate sul sito li trovate. Quindi, 3 di questi, adesso ne vedete 2 perché abbiamo già riempito i sacchetti e uno è finito. Poi, abbiamo preso questa è la mandorla, ne abbiamo presi 2, anche uno di questi è finito perché abbiamo fatto i sacchetti, abbiamo fatto un po' cioccolato, un po' mandorla. E poi abbiamo preso questi qua, questi 4, che sono 4 gusti particolari, perché questo è agli amaretti e è mezzo chilo. Sono questi qui, fatti tondi. Li abbiamo assaggiati uno per ogni scatola e devo dirvi, ragazzi, che sono tutti buonissimi, davvero buoni, buoni, buoni. Quindi questi, poi questi al cocco, anche questi sono un po' tondi, cicciottosi. Questi qui, la marca è Prestige, sempre mezzo chilo, tutti mezzo chilo. Questi qua,
alla fragola, rosa, buonissimi. E poi alla fine abbiamo preso questi qua, il pistacchio. Buonissimi, tutti molto molto buoni. Vi consiglio questo sito anche perché se spendete più di 30 euro, mi sembra di sì, le spedizioni sono gratuite. Quindi andate a visitarlo, dateci uno sguardo perché ha anche le composizioni praticamente, diciamo i kit, ecco, non so, tipo 200 confetti tutti rosa, un po' la mandorla, un po' c'è per dirvi, cose del genere. Andate a vedere il sito. Altre cosine che ho da farvi vedere sono queste. Allora, praticamente ho preso questa lettera in cartone, vedete, in MDF. E la marca è questa, è 17,5 per 5,5 e questa qua la userò per metterla sul tavolo della confettata. La decorerò, che vi farò anche il video a breve, e niente, la appoggerò lì come decorazione. E poi questi qui, che sono questi nastrini di raso rosa, e sono mi pare di 10 mm d'altezza, vedete? E questi qui li userò per i sacchetti. Tutto questo qui lo potete trovare anche questo su eBay. Vi lascio come sempre sotto e anche qui sopra il nome del venditore. Mi sembra che questo sia un venditore inglese. Comunque le cosine vi arrivano prestissimo, mi sembra un paio di settimane, una cosa del genere. Praticamente sono carte d'identità fatte in plexiglass, vedete? Questo modello è fatto in questo modo, ha un pezzettino di legno di MDF qui sotto in modo che può rimanere in piedi. Adesso non sta in piedi perché, ecco, vedete? Quest'altra invece è una calamita con un magnete. Fatta sul rosa, invece questa è proprio stile carta d'identità. Praticamente potete mettere il cognome della bambina o del bambino, il nome, il nato, il giorno, nato dove a Roma, la cittadinanza e poi sotto potete praticamente personalizzarlo. Vedete? Allora io ho fatto mettere residenza, le braccia di mamma e papà, via di casa mia. Stato civile lattante, professione campionessa di singhiozzi e poi sotto statura ci stiamo lavorando, capelli pochi ma buoni, occhi bellissimi, segni particolari bella impossibile. Qui va messo l'evento, quindi in questo caso il battesimo, la data e qui sotto invece che il timbro vedete c'è l'impronta del piede sinistro e poi vabbè qui mettete la foto che desiderate e praticamente è questa qua. Io la trovo un'idea molto carina e originale, infatti quando l'ho vista su eBay me ne sono subito innamorata. E ne ho prese 8, quindi 8 per le persone a cui devo darle. E questa qua, come vi ho detto, è uguale, solo che è sul rosa. Vedete? Potete decidere voi tutto quello che scrivere per la personalizzazione, basta che inviate la foto con tutti i dati a questo negozietto, insomma. Quelle che ho preso io invece vengono in questa scatolina qui, vedete, in cui già ci sono i confetti, già c'è insomma il sacchettino sopra. Questo vi faccio vedere bene, è il loro, ecco, il loro sito con il numero. Sono di Catania, mi pare di aver capito. E, insomma, queste sono quelle che ho preso io. Sono 8, le altre sono tutte qui. Adesso guardate questo casino. E ora ve ne apro una e vi faccio vedere com'è. Quell'altro modello, quella che ho preso io, praticamente è fatta in questo modo, vedete? È ricurva. Questa sta in piedi da sola, senza bisogno Questa sta in piedi da sola, senza bisogno dell'appoggio. Eccola qui. Ovviamente uguale alle altre, è rosa e niente, adesso cambia solo praticamente la forma concava.
Ringrazio questo negozio per avermi mandato anche gli esempi da farvi vedere, che così rimangono a me. E niente, vi invito a vedere perché ci sono tantissimi altri modelli e tantissime cose molto molto interessanti per qualsiasi cerimonia.